Eccoci qui, questa sera faremo una preparazione molto molto divertente. Faremo un ketchup utilizzando mela, banana, peperone, pomodoro e cipolla rossa. Questa è una ricetta davvero davvero molto divertente da fare perché oltre ad essere semplice è molto gustosa e la potete accompagnare come più vi piace. E dopo faremo anche un'altra piccola preparazione, utilizzerò un filetto di merluzzo, però potete farci il pollo e quello che insomma gradite di più. Andiamo a vedere come fare questa ricetta. Iniziamo mettendo dell'olio extravergine di oliva in pentola. Tagliamo il peperone a metà. Ovviamente togliete i semi, anche la parte bianca andiamola a togliere. Così via anche i pomodori. La mela potete metterla anche con la buccia. Sbucciamo la banana. Ora andiamo a mettere tutto in pentola, iniziando dalla cipolla, banana, mela. Potete mettere tutto grossolanamente perché tanto durante la cottura dovremmo poi ridurla proprio in poltiglia quasi, no? Quindi non è importante il taglio che andiamo a dargli. E infine il nostro peperone. Una volta messo tutto nella pentola, aggiungiamo mezzo cucchiaio di zucchero. Vedete, qui ho anche un ciambellone che ha appena fatto la mia mamma, buonissimo, è ancora tiepido, non immaginate che profumo. E, vi spiego perché ho aggiunto poco zucchero, perché per questa preparazione, mettendo appunto la mela e la banana che contiene molti zuccheri, andiamo a contrastare l'acidità, quindi anche con la peptina del pomodoro e del peperone, e andremo ad ottenere appunto poi un risultato finale, non direi neanche agrodolce, molto, molto delicato, sicuramente molto più delicato e meno acido del ketchup. Andiamo in cottura, quindi Ok. accendete il fuoco e fate cuocere tutto fino a quando non diventerà quasi poltiglia. Fatelo cuocere a fuoco medio, così non brucerà. Ok, vedete? Si sta riducendo in poltiglia. Se lo vedete troppo denso, potete aggiungere anche un bicchiere d'acqua. Mentre il nostro ketchup di peperoni, mela e banana cuoce, io vi farò vedere come accompagnarlo, non vi avrei lasciato senza un'altra piccola accortezza, un'accortezza. Quindi vi dicevo, questo è un cuore di merluzzo, mi sono preparato dei cornflakes, farina e l'uovo per fare appunto la panatura. Andiamo a vedere come fare. Iniziamo passando il nostro merluzzo nella farina. Battiamo l'uovo e versiamo i nostri cornflakes dentro una ciotolina e rompiamoli con le mani. Ora, tutto pronto, andiamo a panare il nostro filetto. Lo andiamo a mettere nei cornflakes. Panatelo un po' e dopo versatelo anche con le mani per dargli una panatura più compatta. Ok, il nostro filetto è pronto, lasciamolo da parte. Vedete? Quando è quasi tutto in poltiglia andiamo a frullare. Solo alla fine andiamo ad aggiungere un po' di sale, senza esagerare, e via. Ok, ci siamo, vedete che bel colore? Guardate la densità. Ora andiamo a filtrare tutto. Andiamo a calare il nostro merluzzo. Ci siamo, mettiamo il nostro filetto vicino, il nostro ketchup è pronto. Questo più diventerà freddo, più diventerà denso. Io non ho pazienza adesso, è ancora tiepido, ma lo voglio assaggiare subito. Ovviamente vi ho fatto un impiattamento molto semplice, però si può impiattare in tanti modi anche molto molto carini. Andiamo ad assaggiare. È fantastico. Alla prossima.